l'85. Votazione aperta. Votazione chiusa. Votanti 11, favorevoli 11, la mozione viene anticipata. Prego. Sì, io la mozione è chiaramente una mozione estremamente semplice e anche diciamo molto ampia come così come descritta, non entra nel merito dei tecnicismi che sono tutte in carico e in capo alle competenze dell'assessorato alle infrastrutture, in particolare dell'assessore Merra, ma è un impegno di carattere generico, ma spero pregnante rispetto ad una invece posizione politica della quale credo che si possa in qualche modo fregiare lo stesso lavoro che l'assessore sta facendo e farà in relazione al governo nazionale, e il presidente soprattutto dovrà fare nei prossimi giorni, settimane o mesi. Si stanno definendo le priorità per quanto riguarda, diciamo, il sistema viario. Credo che ci siano delle grandi opportunità nella nuova programmazione che il Ministero delle Infrastrutture sta mettendo in campo in coordinamento con le regioni, sia a questo lavoro di coordinamento e di definizione delle priorità stia chiaramente partecipando il governo regionale facendo analisi, verifiche e soprattutto, diciamo, proposte che non possono non vedere protagonista assoluto, e io dico prioritario, un asse fondamentale che è la statale 7 Appia Matera Ferrandina, che dovrà essere interessata da un auspicato raddoppio o sicuramente adeguamento funzionale che possa, sia sotto l'aspetto della sicurezza, sia funzionalità dello stesso tratto stradale, risolvere una equazione che non è più solamente un'equazione di carattere sociale o di carattere legato alla sicurezza e alla salute di chi la transita tutti i giorni, ma diventa un fattore di sviluppo economico, e quindi diventa assolutamente determinante uscire dagli equivoci. E chiaramente tutti devono sentirsi impegnati in questa direzione, tutti i colleghi, consiglieri di maggioranza e di opposizione che frequentano quest'aula, tutti i dirigenti, funzionari regionali che sono chiamati a svolgere nel migliore dei modi possibili questa azione, e chiaramente, diciamo, rafforzare questo lavoro politicamente nella relazione, ognuno per la sua parte, con i riferimenti politici nazionali che devono avvertire che dalla Basilicata esce una ed una sola voce, che è quella strada su cui tutti i giorni transitano migliaia e migliaia di camion, migliaia e migliaia di autotreni, migliaia e migliaia di macchine. Diventa una strada, ormai è diventata la strada anche questa, come la Potenza Amalfi, la strada della morte. Troppi gli incidenti, troppi i disservizi, troppe le criticità state risolte. Sicuramente qualcosa si è mosso, ci sono i primi, credo, 60-70 milioni di euro disponibili per il primo tratto, ma bisogna assolutamente completare l'attività di progetto per realizzare questa prima parte di opera, ma soprattutto indicare la priorità e quindi recuperare i finanziamenti utili per il completamento di questo adeguamento, di questa fondamentale strada. Che lo voglio dire senza infingimenti e senza tema di smentita da parte di nessuno: non è un'alternativa alla ferrovia, non è un contentino alla città di Matera o alla provincia di Matera, ma è una assoluta scelta strategica politica
che insieme a quella fatta per la ferrovia, che dovrà continuare la battaglia per collegare Matera, oltre che a Ferrandina, ma alla la dorsale ionica, cosa che già abbiamo detto più volte anche in quest'area, deve complementarmente essere realizzata per consentire a Matera e alla provincia di collegarsi con la Basentana in maniera funzionale e sicura, ma soprattutto creare quel collegamento con le aree interne che poi attraverso, diciamo, anche la Murgia-Pollino possa in qualche modo riguardare l'intera regione. Abbiamo bisogno di quella, di quel tratto in maniera straordinaria. Ci sono progetti che negli anni scorsi, stime che l'ANAS ha fatto intorno a 700-800 milioni di euro, ora riviste in cifre sicuramente più contenute. Il punto è veramente, diciamo, che ci sia una presa di coscienza collettiva e si arrivi a definire, diciamo, i quantum economici che servono per poter completare e mettere in sicurezza questo fondamentale asse di sviluppo della nostra terra. Pertanto chiedo, magari a valle della discussione, delle dichiarazioni che vorranno i colleghi fare, perché questa è una mozione che è stata firmata anche dai colleghi Cifarelli e Perrino in primis, ma forse anche con qualche altra firma di cui non so decifrare il nome, ma comunque spero che si trovi la convergenza di tutto il Consiglio. Leggo il dispositivo, che è molto semplice, quindi dice: impegna il Presidente, la Giunta regionale, l'assessore al ramo a porre in essere ogni azione utile affinché la strada statale 7 Appia Matera Ferrandina sia messa in sicurezza e al più presto raddoppiata in tutto il suo tratto in lotti funzionali ed indipendenti, inserendola tra le priorità urgenti da cantierare, e allo sblocco di tutto ciò che osta a livello decisionale e politico alla realizzazione dell'opera di allargamento della statale 7 Appia Matera Ferrandina in tempi immediati, a sollecitare l'ANAS alla redazione del progetto. Chiaramente, ripeto, è un dispositivo volutamente semplice, si può chiaramente eventualmente integrare, proprio per dare mandato esattamente nelle modalità con cui ho provato a descrivere al Governo e alla Giunta, con il consenso spero di tutti, di andare tutti insieme in un'unica direzione.